Ed è arrivato anche il momento di Tac Pacco, il nostro reparto tutto tattico con 5-11. Le Flex Single Multicaliber Pouch sono un prodotto che avevamo già visto nella nostra live tutta tattica, di cui trovate la replica sull'archivio del canale YouTube, ma è anche il caso di dargli un'occhiata un po' più approfonditamente. Di cosa si tratta? Beh, ragazzi, di porta caricatori fatti da 5-11 e singoli. Il fatto che siano singoli è importante perché ci consente di suddividere il carico. I caricatori pesanti con 30 colpi da 5,56 si fanno sentire, o da 7,62 si fanno sentire queste cartucce, questi agglomerati di piombo, e quindi c'è anche bisogno di tenerli nel posto giusto da poterli sì estrarre quando servono velocemente, ma anche trasportare, portare comodamente lungo tutta la giornata, lungo tutto il turno di guardia, eccetera, che l'operatore deve affrontare. Può capitare che tanto l'operatore professionista quanto il giocatore di soft air della domenica decide di dover portare dei caricatori diversi a seconda della missione. Il prodotto si presenta come 5-11 ci ha abituati, in modo estremamente solido e versatile. Il sistema flex che ha sul retro gli permette di collocarsi ad ogni altezza, e questo, ragazzi, quando si costruisce un setup è assolutamente fondamentale. Sarà più chiaro quando insieme costruiremo il setup tattico di diversi operatori e lo proveremo in poligono a seconda delle operazioni che bisogna svolgere: cambio caricatore, comunicazione, cambio arma, eccetera, eccetera. Tutto questo ci farà immediatamente rendere conto di come il sistema flex, con la possibilità di regolarlo in altezza a scatti, diciamo da mezzo pollice l'uno, beh, è estremamente vantaggioso. A me questo sistema multicalibro comincia a piacere, anche se io uso grosso modo solo piattaforma AR e quindi ho solo caricatori 223 o 556 di questo tipo. Beh, questo è da soft air, ma comunque resta valida all'idea. È molto versatile, funziona davvero bene, e una delle caratteristiche più importanti è che va bene sia con i caricatori metallici che con quelli polimerici. In più posso regolare la ritenzione sia del sistema del cordino qui che lungo tutti i lati. Davvero un progetto ben realizzato. Se volete vedere un po' un confronto tra i vari sistemi di porto del caricatore, ne ho parlato proprio nell'ultima live di Tac Pacco. Lì mi sono dedicato di più ad un confronto tra i vari sistemi, mentre oggi vi parlo chiaramente del sistema multicalibro di 5-11. E allora, quali sono questi calibri, quali sono questi caricatori con i quali è compatibile questo prodotto? Beh, ovviamente piattaforma AR o M4, se vi piace di più, G36, piattaforma Kalashnikov, AK, SCAR, M1X, 338LM per finire. Sul retro, vi dicevo, sistema flex HT che funziona con tutti i pannelli molle, e ha anche lui un pannellino molle da una colonna sul davanti per collegarci una torcia, un Cylum, un caricatore più piccolo da pistola. I pannelli laterali sono regolabili in altezza, possiamo, giocando con i cordini, organizzare il sistema come vogliamo. Le corde elastiche sono due, possiamo regolarle singolarmente su un unico regolamento sul retro. Ovviamente il sistema superiore di ritenzione del caricatore è anche removibile: se non ci piace o lo lasciamo da un lato o lo possiamo completamente smontare. Tutte queste fettucce, questi materiali qui, sono in Hypalon, è lo stesso materiale con cui fanno i gommoni ed è tostissimo. Torna comodo l'Hypalon anche sulle fettucce flex, perché ci consente di passarlo comodamente anche in strutture molli
tese, cariche come uno zaino pieno. Per il resto è tutto realizzato in un doppio strato di nylon 500 denari, perché il portacaricatore è uno degli equipaggiamenti più esterni del setup dell'operatore e quindi è anche quello che finisce più spesso ad abbradersi contro il suolo, contro i muri, eccetera. Ha poi dietro un corpo rigido che è il caricatore e questo spiega tutto. C'è bisogno di una costruzione tostissima. Se vi dovesse servire anche qualche dato numerico, beh, l'altezza è di 14 cm, la larghezza di 7,62. Vi dice qualcosa questo numero? Bene, spessore di un pollice, cioè 2,54 cm, e il peso di ognuno è di 150 grammi, ovviamente senza caricatore. È sicuramente un prodotto destinato ad operatori che sanno già che a seconda della missione dovranno utilizzare dei calibri diversi, ma allo stesso tempo non hanno il tempo magari di cambiare tutto il setup. Voglio anche però consigliarlo agli amici appassionati che vanno in poligono e portano con sé dei caricatori. Devono magari allestire la propria borsa per esigenze diverse, invece di stare a sistemare ogni volta un portacaricatore differente, hanno un'unica soluzione. Va da sé, ottimo per i giocatori di soft air che magari hanno esigenze diverse, vogliono utilizzare diverse piattaforme o non sanno se ad esempio rimarranno sempre con la loro piattaforma AK e magari in futuro vogliono cambiare e perché no mantenere lo stesso equipaggiamento. Un confronto veloce almeno sul catalogo di 5.11 si potrebbe fare con il covert pouch, con la covert pouch. È piuttosto simile, però vi rimando alla live di Tac Pacco dove ne ho parlato approfonditamente. Beh, con questo la nostra collezione di portacaricatori si fa sempre più interessante, così come tutto il reparto Tac Pacco. Vi lascio il link in descrizione per dare un'occhiata e vi ricordo di non perdervi neanche una delle prossime live che si tengono nel salottino privato di Backpacco. Intanto iscriviti al canale e schiaccia la campanella, così non ti perderai neanche uno dei prossimi video. Noi ci vediamo in giro anche sugli altri social.